Mercoledì 15 febbraio si è svolto il preannunciato assedio alla regione, nonostante ci fosse il no della questura di Napoli. Il nostro punto di vista, nella democrazia sono previste delle norme che danno, tra virgolette, la facoltà al questore di vietare o autorizzare determinate manifestazioni, sempre per motivi di interesse generale che riguardano tutti i cittadini. Sì. Ora il questore non è che sta facendo una cosa antidemocratica, dicendo non si può fare in corte, perché evidentemente l'ha motivato. E la legge glielo consente, quindi non è una cosa antidemocratica. La cosa. Cioè, lei mi sta dicendo. Se voi ritenete che la legge è antidemocratica. No. Sto dicendo che se il cittadino ritiene che questa legge sia antidemocratica, compulsa ai propri rappresentanti, per la fanno abolire e si uscirà, vuol dire una nuova legge che dirà ognuno può fare i cazzi suoi e vi mettete ogni giorno a bloccare le strade, così gli altri cittadini, allora, lei può dire che la cosa, no, gli do scusa, giusto per concludere ragionare, i cazzi nostri sono i cazzi di tutti, perché un tumore viene a tutti quanti viene un tumore, e il tumore viene per una cattiva gestione. Ma ci sono vari anime, ci sono, no, non è un'anima, vari anime, ma pure lui, ci sono i rifiuti tossici, lasciate se grosse cose, parliamo di cittadini, no, quindi no, scusate, senza entrare nel merito della discarica della cosa, perché posso essere, io sono d'accordo personalmente, però dottore, la cosa antidemocratica, vedete la signora, si fa quando il questore non si può fare antidemocratico, nel senso un comportamento di legge, ma le decisioni assunte sono tutte basate su leggi. Vabbè, quindi ha ritenuto che ci potessero essere elementi pericolosi. Perfetto, nell'interesse generale di tutti i cittadini. Allora dormo per il questo è il discorso. Ma cosa sta facendo? Senza manco di un principio di vergogna! Vamo da pago scuorda, Tonito! Non è che il criminale fossimo noi, mo! 9.000 euro al mese prende Cosentino! L'inquisito sta ancora in Reggio delle Campane! E il criminale fossimo noi, mo! Il coordinamento per l'opposizione sociale, un coordinamento di numerosi comitati che da tempo lottano su vari fronti, dall'ambiente al lavoro alla sanità e ai trasporti, si sono dati appuntamento per il 15 febbraio allo scopo di manifestare tutto il proprio dissenso contro le politiche fallimentari della regione Campania. Ribadire il diritto di manifestare comunque a oltranza, perché il diritto di manifestare non può essere impedito o trattabile in questo modo. E poi questa è una manifestazione, se non è proprio sotto i calli di quel palazzaccio, va bene che sia anche nei suoi paraggi, si sono chiusi loro dentro a quel palazzo con tutte le truppe intorno a protezione. Questa manifestazione ribadisce a oltranza il suo diritto di esserci e di dichiarare le sue ragioni. Vergognoso piano rifiuti a cui ci opponiamo, che prevede costruzione di inceneritori spendendo l'ira di Dio. Quei soldi possono essere spesi in maniera ecosostenibile, salvaguardando la salute, il lavoro, dando lavoro alla gente, invece si fanno scelte, è quello a cui noi ci opponiamo, di spendere i soldi pubblici nella via sbagliata, quella che continua a distruggere la salute, l'ambiente, il lavoro della gente, garantendo solo poche lobby affaristiche di cui questo Presidente della Provincia è l'espressione. Protestava contro i mancati interventi della regione per favorire la ripresa occupazionale. Nell'ambito della sanità, dopo la chiusura degli ultimi pronto soccorso nella città di Napoli, dove tra l'altro è rimasto soltanto il Cardarelli, tante altre strutture sanitarie pubbliche sono state ridimensionate e sono a un passo dalla chiusura. Noi ci chiediamo com'è possibile che se a livello europeo si immagina una riduzione della produzione dei rifiuti del 20%, nel piano dei rifiuti della regione Campania è previsto soltanto una riduzione del 3%. Sono dati che evidentemente taroccano, nel vero senso della parola, sono numeri che vengono truccati per poter in qualche modo dimostrare che l'incenerimento è necessario. Invece noi siamo contrari a questa pratica, perché secondo noi il rifiuto è veramente risorsa e l'unica strada possibile è quella del riuso dei materiali, cosa che ormai diciamo anche a livello scientifico e internazionale è assolutamente acclarato. Non si costruiscono più inceneritori, che è una vecchia tecnologia costosissima, perché in questo momento la raccolta differenziata ha raggiunto
cifre del 100%, anche diciamo con il trattamento meccanico manuale, sono cose che la gente dovrebbe sapere, ma piuttosto purtroppo non sa, perché non c'è un'informazione capillare su queste cose. Si preferisce che la gente sia nell'ignoranza e che quindi immagini che sia necessario l'incenerimento oppure le discariche. Bisognerebbe semplicemente fare quello che hanno fatto altrove, guardare all'estero che già applicano queste strategie, invece che ricadere e riformulare ipotesi che sono state già fatte e sono risultate fallimentari, se no l'Olanda, la Germania non importerebbero i rifiuti, per intenderci, perché ovviamente una volta che hai impiantato fabbriche di morte come gli inceneritori, alla fine le devi importare i rifiuti. Ed infine, soprattutto, c'è questo incredibile idea di far diventare la Campania come un centro di raccolta dei rifiuti tossici industriali, e quando c'è un traffico legale dobbiamo immaginare che c'è un traffico illegale. L'hanno dimostrato ovviamente i rapporti ecomafie, che ogni anno ovviamente mettono il dito nella piaga, diciamo, di cifre inaudite di rifiuti industriali e tossici che vengono smaltiti illegalmente nelle nostre terre o bruciati, come sappiamo, nella terra dei fuochi. Sul fronte dei trasporti, la riduzione delle risorse, il continuo taglio alle corse degli autobus, dei treni, della metropolitana, della circumvesuviana, mettono in seria difficoltà i cittadini. Queste sono le istanze alla base dell'iniziativa del dissenso, dissenso negato che comunque è continuato anche nei giorni successivi con un presidio permanente. Vogliono criminalizzare e annichilire, ammutolire ogni specie di dissenso.